Buongiorno web spettatori. Oggi, 16 luglio, la legge 107 di riforma della scuola entra in vigore. Questa legge ha avuto un percorso ad ostacoli, è stata approvata alla Camera. Al Senato sono state apportate modifiche con un maxi emendamento della maggioranza di un solo articolo con ben 212 comma, passato con la fiducia. La legge è ritornata blindata in Parlamento e licenziata a maggioranza. La fretta di pubblicare non ha consentito al Governo di corredare il testo con le note di rimando alle norme preesistenti. Infatti, per il testo completo bisognerà attendere la Gazzetta Ufficiale del prossimo 30 luglio. Mentre il Ministro Giannini, in un'intervista al Messaggero TV, assicura l'inizio regolare del prossimo anno scolastico, l'onorevole Civati, ex PD, oggi depositerà in Cassazione i quesiti referendari sulla nuova riforma della scuola. Questa è una delle richieste dei docenti contrari alla riforma, che secondo il ministro Giannini sono una minoranza organizzata e rumorosa, mentre il consenso individuale per il ministro è silenzioso. La mobilitazione contro la buona scuola deve continuare, scrive il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio, e a settembre propone ad associazioni, forze politiche e sindacali un incontro per organizzare insieme un comitato promotore referendario contro la nuova riforma della scuola. Per le altre news, la linea a Irene Anastasi. Buon pomeriggio da Gilda News. Docenti dimenticati. Non è ancora chiaro nella riforma di Renzi il futuro dei docenti di terza fascia, che fino ad ora hanno dato il loro grosso contributo al funzionamento della scuola. Di certo si sa che la terza fascia non verrà eliminata e che nessuno potrà più inserirsi dentro la stessa. Assunzione del personale docente 2015-2016. Al via la prima tranche di assunzioni del personale docente per il prossimo anno 2015-2016, pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura di posti di sostegno. Il NIUR rammenta però la prioritaria utilizzazione del personale in esubero prima di procedere alle nomine. Concorso 2015. La riforma Renzi e Giannini lascia troppi interrogativi sulle modalità di partecipazione al concorso 2015. Esso infatti potrebbe escludere i neolaureati e non abilitati. È indubbio che saranno numerosi i ricorsi per permettere a tutti coloro in possesso della laurea di potervi partecipare. Il MIUR comunica la riapertura dei termini fino al 27 luglio per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale docente. Da Irene Anastasi è tutto, a voi studio. Grazie Irene, un saluto a tutti da Gilda TV.